Secondo me sarebbe carino, sono più bazzato, se viene, così. Quinta giornata di andata del campionato di Serie A Gold di pallamano maschile al Palabursi di Rubiera. Arriva Fondi ad affrontare i padroni di casa dei Vikings Rubiera. Bisogna dire che quest'oggi si gioca in una situazione un po' differente dal solito, perché non c'è tantissima gente al palazzetto dello sport Rubiera. Forse non è considerata affascinante questa sfida contro il Fondi. In realtà è una partita estremamente importante sia per Rubiera sia per la formazione laziale, ricordiamo neopromossa in Serie A. Rubiera reduce da tre sconfitte nelle prime tre partite, anche se con tre squadre di prima fascia. Fondi che in classifica ha un punto, perché è riuscita nell'impresa di strappare un pareggio in una partita che sembrava assolutamente segnata in negativo contro il Merano, invece poi è clamorosamente riuscita a recuperarla la formazione di Fondi. Quindi vediamo questo match. Un saluto qui al mio fianco a Giovanni Oleari. Buonasera Giovanni. Buonasera a tutti. Vediamo questo primo attacco di Rubiera con la palla che arriva all'ala per la conclusione, la rete di Patroncini. 1-0 per Vikings Rubiera. Sono due gli ex della partita e vestono tutti e due la casacca rubierese, perché sia Vogliuvaz che Di Benedetto hanno giocato per una stagione nella formazione due anni fa in Serie A nella formazione del Fondi. Quindi questo per introdurre un po' questo match, Giovanni, che bisogna dire, siamo a inizio stagione, gli equilibri si devono ancora stabilire, ma ha già un aspetto tutto sommato importante, forse più per Rubiera che non per Fondi, proprio perché Rubiera gioca in casa e ha bisogno di trovare il risultato positivo il primo della stagione. Allora, diciamo che ha due aspetti, uno di morale, perché veniamo da tre sconfitte, e anche il fatto che questa è la prima prova contro una squadra che lotta con Rubiera, diciamo, per non retrocedere, per non andare nei play-out.
quindi sicuramente la tensione psicologica si farà sentire, vediamo un po' come oggi riescono a interpretare la partita. Nel frattempo c'è stato il pareggio di timbrato da Dieguez, 1-1 il punteggio della partita. Pericolo pubblico principale nelle file del Fondi per quanto riguarda Rubiera è sicuramente Canete, il giocatore che si è messo particolarmente in luce come marcature individuali in questo inizio di stagione in Serie A. Nella formazione rubierese non c'è Cavina, che si è infortunato nel match infrasettimanale contro il Bressanone nel recupero di campionato, quindi quest'oggi è assente e questo rischia di pesare soprattutto in chiave difensiva per la formazione rubierese. Di Benedetto la palla ancora all'ala per la conclusione sbagliata questa volta da Patroncini, c'è la parata di Garcia, può tornare allora in attacco la formazione ospite, ma c'è la palla recuperata da Oleari che torna a disposizione, Bartoli in contropiede, la conclusione, la rete di Bartoli. Come è emerso anche nella trasferta di Bressanone, pur contro un avversario che ha una quadratura e una struttura decisamente superiore ed estremamente importante, però insomma Rubiera deve sempre comunque cercare di portare il gioco sull'intensità e sulla velocità. Sì, con Bressanone specialmente si è vista una squadra che fa troppa fatica ad avere in attacco, fa troppa fatica con, a difese schierate, fa molta fatica. Bravo, molto bella questa azione di Pereira, molto bella questa azione. Fa molta fatica a tenere 60 minuti con l'attacco, anche tutte le partite, a metà della partita c'è una flessione che dà un gap di 5-6 gol, abbiamo visto in tutte e tre le partite, che la penalizza. Quindi all'inizio normalmente parte molto bene, poi a metà partita si perde e l'attacco non riesce più a essere incisivo. Quindi dobbiamo cercare di essere più costanti e di trovare un gioco più vario, perché dopo un po' gli avversari ci prendono le misure e noi non riusciamo a più essere incisivi. 3-2 dopo il gol di Pereira, che è costato 2 minuti a Vanoli, che era stato invece l'autore del momentaneo pareggio sul 2-2 per Fondi. Quindi attacco senza portiere per Fondi. La palla proprio ancora centralmente per Canete, che viene fermato in difesa da Oleari. Bisogna dire che purtroppo come colori di maglia un pochino di confusione si rischia di fare, però Fondi si è presentato con una sola muta e senza possibilità alternativa. Questa è un po' una stranezza per un campionato di Serie A, sono cose un po' particolari, quindi alla fine si gioca in questa situazione. C'è il tiro fuori di Canete, nel frattempo torna in attacco Rubiera, che per la prima volta non accelera, non prova perlomeno ad accelerare il ritmo. Abbiamo visto in difesa Luca Oleari, che è tornato a disposizione del tecnico Luca Galluccio. Ancora la conclusione di Pereira, ma questo tiro sul primo palo è una telefonata, mentre resta a terra un giocatore del Fondi sul contrasto con Pereira. Si è preso. Sì, è stato durissimo, probabilmente ha preso il colpo sul rilascio del braccio, probabilmente il giocatore. Auguriamoci che non sia nulla di grave, però insomma direi che più che altro sembra essere il colpo duro subito. La testa la muoveva e quindi questo è già un segnale estremamente positivo. Resta il fatto che a 5 minuti e 23 secondi giocati sul cronometro ufficiale del tabellone qui al Palaburs il punteggio è sul 3-2. Una rete di vantaggio per Rubiera,
su fondi. Campionato, Giovanni, che è iniziato in un modo un po' particolare, perché con la presenza di una squadra come il Campus Italia, che in teoria dovrebbe essere la squadra Cenerentola di questo campionato, ma che poi in un modo o nell'altro comunque, per esempio, ha tolto un punto alla classifica del Cassano Magnago, clamorosamente anche in questo caso, ma è riuscita a farlo. Però fatto sta che diventa difficile anche adesso riuscire a capire effettivamente i valori, perché ci sono squadre che hanno giocato solo con squadre di prima fascia e squadre che hanno giocato magari solo con squadre di seconda fascia. In questo senso il calendario non è stato proprio così vicino a Rubiera, diciamo così, mentre si rialza nel frattempo Damjanovic, che sembra però aver subito non poco il colpo da Pereira, e quindi va in panchina il giocatore traballante. O è stato alla spalla, perché, o è stato il braccio di tiro, direi forse, ma io... la spalla, perché se, in faccia, se ti prende la mano fa altri danni. Questo mi sembra più una botta proprio di più di fisico, perché Pereira quando ti arriva addosso è una, sarà 110 kg e sicuramente l'avrà brastonato. Sì, 110 lo hai anche fatto dimagrire forse un po', gli hai fatto la silhouette proprio. Però insomma, comunque è sicuramente lanciato come era, è sicuramente è come andare contro un muro, anzi, quindi sicuramente avrà avuto, speriamo per lui che sia solo un intontimento. Vediamo un po', comunque mi dicevi, sicuramente la classifica adesso non dice niente, con 3-4 partite, con Rubiera che ha fatto incontri con squadre di alto livello, non vuol dire niente, dobbiamo solo essere, ecco, molto bene, wow, dobbiamo essere solo pazienti e vedere di, il campionato vero lo vedremo circa a metà del campionato. Verso la fine della giornata d'andata vedremo quali sono le reali forze delle squadre in campo. C'è stata la traversa colpita dall'ala da Bartoli per Rubiera, in precedenza il gol di Canete ha portato le squadre sul 3-3, ancora Canete va all'ala, poi la palla torna all'Italo, al giocatore sudamericano con la palla persa da Fondi, può partire, provare a partire in velocità Rubiera con Pereira per Nagavao Sheini all'ala, ancora l'errore dall'ala questa volta di Patroncini. Sono già tre conclusioni sbagliate dall'ala e costruite, questo è il problema più grosso, che non sono frutto del caso ma costruite dai giocatori. Qua va dentro e va in gol. E va in gol, bene, Arena, e poi ci sono i due minuti per Nagavao Sheini e c'è il vantaggio e l'inferiorità numerica per Rubiera, che mi sembra faccia fatica a trovare entusiasmo. Ecco, mi sembra questo, perché l'ho vista anche spingere poco, anche quando avrebbe dovuto spingere di più, senza paura. Ma diciamo che, come dicevo prima, secondo me, al di là di questa ingenuità difensiva, che secondo me è un po', l'arbitro è stato un po' generoso con i due minuti, però diciamo che la tensione non è costante su tutti i giocatori in difesa e in attacco abbiamo molta paura, è un gioco molto, molto elaborato, ma secondo me non abbiamo sicurezza, dove giochiamo sempre con un timore in attacco, non siamo, siamo un po' lenti, anzi direi molto lenti, e tutte le volte che velocizziamo un po' il gioco riusciamo a essere incisivi, ma normalmente prima di fare il gioco veloce stiamo troppo in attacco, perdiamo troppo tempo. Adesso c'è un problema di sistemazione difensiva per Rubiera, rischia di perdere la palla e la perde, infatti Fondi certe volte ti sbagli
tu e il tuo errore porta a far confusione all'attacco avversario. È questo il caso, perché a Rubiera non si sono capiti i giocatori sulla posizione da tenere in campo in difesa, ma questo evidentemente ha creato più problemi all'attacco che non alla difesa stessa. E quindi in inferiorità numerica, giocando con extra player, Rubiera torna in attacco sul 4-4 quando sono trascorsi 8 minuti e 40 secondi con Di Benedetto per Pagano, Pagano ancora Di Benedetto Pereira, Pereira all'ala, non c'è spazio, rischio di gioco passivo, bisogna inventare qualcosa, la conclusione, bellissima la parata di Garcia, poi però c'è un fischio arbitrale, gli arbitri sono Gianna Stella Merisi e Andrea Leandra Pepe, che sono una delle coppie internazionali italiane. Non so che cosa sia stato ravvisato, anche perché eravamo completamente coperti. In questo caso resta in attacco allora Rubiera con l'inferiorità numerica che è terminata, e quindi attacco a numeri pieni per Rubiera con Di Benedetto, la conclusione e la rete di Piero Di Benedetto per il 5-4 di Rubiera, e un po' si accende anche il pubblico del Palazzetto dello Sport. Sì, diciamo, vedi, in questo caso è stato un tiro un po' forzato, ma dobbiamo tirare da fuori. Anche a Bressanone in realtà i tiratori tirano troppo poco, devono essere più incisivi per portare fuori la difesa. Vediamo un po' se riescono anche a fare un gioco con il taglio delle ali, che ho visto che noi cerchiamo di, facciamo sempre troppo poco, e secondo me per una difesa così aggressiva può essere una soluzione, può essere una soluzione, diciamo, vincente. Resti in attacco Fondi con Vanoli, Vanoli, la conclusione deviata, termina in sul fondo, quindi tiro d'angolo per Fondi con rischio di gioco passivo, Vanoli prende il palo, questa volta fortunata Rubiere, fortunato Vogliuvaz, può tornare in attacco la formazione di casa con Pagano, Pagano, la palla che arriva a Pereira e c'è un fischio, presumo per passi forse, di Pagano, perché l'arbitro lo ha mimato, quindi... anche perché era l'unica cosa, poi non lo so se effettivamente, ecco, la prima volta che vedi mimare, una cosa che ai miei tempi si faceva sempre, qui adesso fischiano, non sa mai cosa fischiano. Io lo trovo invece che sia fondamentale, fondamentale, sì, sì. Per capire anche. Due minuti anche a Pagano, anche su questi due minuti ne hanno dati tre fino ad ora, però sono stati molto coerenti. Poi forse può discutere l'altro, mi permetto di dire che l'altro lui ha tirato libero, qui invece era sotto fallo, era molto più evidente, le braccia erano molto più lontane, ed è la seconda volta nel giro di due minuti che prendiamo gol con la stessa finta nella stessa posizione, quindi direi che qualcosa dobbiamo cambiare lì. Canete pareggia sul 5-5, ancora inferiorità numerica per Rubiera. Tu parlavi prima appunto del segnalare ciò che viene fischiato, bisogna insomma probabilmente sottolineare come queste due ragazze, essendo comunque internazionali, siano abituate anche ad un modo di arbitrare più corretto, ecco, da questo punto di vista anche. L'attacco di Rubiera con Nagava Hosseini, che è rientrato nel ruolo di terzino, ancora segnalazione di passivo, bisogna inventarsi qualche cosa, c'è la parata di Garcia sul tiro di Pereira, però in realtà anche in questa fase abbiamo fatto troppo lento, due giri senza essere pericolosi, e l'arbitro ha tirato sulla mano, perché non era tanto che eravamo in attacco, ma vedere una squadra che gioca sui 14 metri senza neanche minacciare. Sì, sì. Sfondo, bravo. No, guarda, fino adesso 12 minuti. Guarda che anche questa volta ha mimato. Sì, sì, ma finalmente una coppia arbitrale, nonostante, visto che il mondo sarà delle donne, e questo si fa vedere, perché devo dire che stanno arbitrando coerentemente con la loro filosofia, ma anche in modo molto corretto, secondo me, perché fanno vedere a tutti cosa stanno fischiando. Ancora un attacco molto e troppo lento,
da parte di Rubiera con la palla che arriva all'ala, poi di Benedetto per Nagavanseni, si butta dentro lo sfondo, cioè come da una parte e dall'altra, cioè sono molto molto coerenti. Anche questa azione è stata troppo lenta, troppo tempo a partire nella costruzione dell'azione, e forse ci sono squadre che possono permettersi perché hanno tiratori più affidabili. Rubiera deve imparare a gestire una situazione diversa. Il tiro deviato e la palla in rete, spiazzato Voljubac, ancora vantaggio di una rete per la formazione ospite. Fuori Pereira, fuori Oleari, dentro, allora vediamo un po', va terzino, allora Pagano, e va a centrale di Benedetto, però vediamo se acceleriamo un po' nella costruzione della manovra. Siamo molto, vedi, loro fanno una difesa molto aggressiva, quindi dobbiamo cercare di giocare, a mio parere, col taglio delle ali. Quando hai una difesa così aggressiva, non, se giochi, si giochi in questo modo, non riesci ad avere, non riesci ad avvicinarti. No, guarda, vedi. Sì, è una impostazione completamente sbagliata questa. Il tiro e la rete del numero 7 Miceli per il doppio vantaggio, primo doppio vantaggio per una delle due squadre, con la palla per Nagavanseini che subisce il fallo. Però molta confusione in questo momento nella formazione rubiera. Questa è una formazione anche molto rischiosa, non ci sono tiratori. Ho già visto che è già stata fatta un'altra volta, non è se non ci inventiamo qualcosa, come non riesco a capire questa situazione. No, ci stiamo facendo del male da soli in questo momento, la situazione è preoccupante. Tiro di rigore nel frattempo per il fallo di Oleari. O gli ha dato difesa in aria, è rimasto no, fermo. No, difesa in aria stavolta non poteva essere. Allora non poteva perché essere. Era mezzo metro fuori dall'area, era proprio fermo. Ma, quindi non riesco a capire questo. Probabilmente ha considerato intervento sul giocatore in fase di tiro, ma in realtà era fermo. C'è la parata di Voljubac aiutato dal palo. Speriamo che la squadra si scuota, perché è una squadra che gioca con una piattezza che è preoccupante in questo momento. Guarda quanto tempo si perde per iniziare l'azione. Adesso qui abbiamo un uomo in meno, dobbiamo cercare di perdere. Ma non possiamo entrare, non ci fanno entrare. Ecco. È inutile che cerchiamo i 6 metri. Loro sono molto noi non abbiamo giocatori con un cambio di direzione così forte come loro hanno, come abbiamo visto in questa prima fase. Dobbiamo cercare comunque di tirare da fuori, non avere. Mamma mia! C'è la parata di Voljubac che ci ha messo due pezze non indifferenti in questo momento di totale abulia rubierese. Come una pezza, bisogna dire, prendiamola, mai stata anche il gol di Pagano, perché sì, non è stata certo frutto di un'azione manovrata. No. Ho anche la sensazione che stia pesando anche un po' l'importanza di questa partita. Siamo a inizio stagione, però. Noi abbiamo sempre questo problema. Abbiamo sempre questo problema. I tiratori da fuori sono sempre troppo condizionati. Noi abbiamo Pereira, ha fatto comunque 3 tiri, ha fatto un gol, vai. Quello che dobbiamo fare, la palla a mano non è uno spot molto complicato, abbiamo tiratori, loro devono, per fare sì che ci siano dei buchi al pivot, dobbiamo comunque tirarli fuori, non possiamo pensare di essere sui 6 metri. Mentre va il gol
Cicolella nel frattempo, ancora per la rete del vantaggio di Fondi sull'8-7. Fondi che da parte sua, però fino adesso abbiamo parlato di Rubiera, sta giocando una pallamano molto lineare, semplice, però per quello che è questo livello efficace, perché fino ad ora ha avuto ragione di impostare il gioco in questo modo. Amici Fondi. Ancora Pereira, però questa volta è centrale il tiro, prova a giocare in velocità. Vanoli, la palla in mezzo, bravi, ancora Voldovac. Adesso proviamo Luca Oleari, terzino sinistro. Meno uno Rubiera, proviamo a vedere se troviamo una mezza quadratura del cerchio. Andiamo, troppo lento, andiamo veloce. Palla persa, no. C'è stato un tocco di piede che ci favorisce. Time out. Mamma mia. Molto, molto, molto difficile. Comunque... Vedo anche la difficoltà di sbloccarsi. Cioè io non vedo una squadra che riesce a trovare tranquillità nel gioco. Quella tranquillità che invece vedo da parte di un Fondi che non mi sembra abbia tantissime armi in più, anzi, però ha uno spirito differente. Questa è la sensazione. Loro sono, intanto hanno diversi uomini che hanno un forte uno contro uno, che creano gli spazi nella difesa, sono più veloci a impostare il gioco, e quindi loro hanno preso un passivo. Gli arbitri non li fischiano mai, perché loro sono sempre molto aggressivi e non fanno un gioco statico. Noi abbiamo un gioco che ci vogliono 30 secondi solo per impostare il gioco, e poi cominciamo a partire, poi facciamo un incrocio troppo lento. La palla deve viaggiare molto più veloce di quello che sta viaggiando, e poi questa tensione in campo, dove tutti giocano molto molto contratti, paurosi, e secondo me non sono liberi per poter giocare, non si sentono liberi, forse è la cosa giusta, di poter giocare o di rendere al meglio. Si riprende dunque a giocare con Oleari, la palla per Pagano, Di Benedetto, sale Bartoli, ancora Oleari, la palla per Pagano, c'è il fallo su Pagano, 9 metri. Doppio pivot su questo attacco con la palla di Benedetto, Pagano, ancora Di Benedetto, la palla che arriva a Santilli, che è entrato all'ala, rischio di gioco passivo. Pagano va bene a liberarsi e poi va in gol. Mamma mia, quanta fatica, però Pagano è il secondo jolly che pesca e vale oro per Rubiera in questo momento, quando ci avviciniamo al 20° del primo tempo in perfetta parità. Come vedi, quando la palla comincia a girare un po' più velocemente, poi ci sta l'azione anche personale, ma l'azione personale, quando la palla è molto lenta, non riesce, perché la difesa ti aspetta tranquilla, mentre invece basta essere sbilanciati un attimino per la velocità del gioco, e guarda loro come sono veloci. Di Benedetto, la palla Oleari va all'ala per Bartoli, che non ha ritmo e infatti sbaglia. Abbiamo perso quel centesimo di secondo nell'azione che poi ti mette fuori ritmo l'ala in velocità, perché era lanciato, si è dovuto fermare per poi riprendere. Però dobbiamo giocare così, cioè dobbiamo essere più coraggiosi anche in difesa. Ma anche in questa fase Luca si è fermato, doveva continuare a penetrare, era lanciato, anche se aveva l'uomo davanti, aveva tutto lo spazio per poter essere lanciato e fare un cambio di direzione e andare dentro. Ha preferito passare la palla, secondo me, in modo, perdendo tempo. Sì, sfondo di Di Benedetto, che secondo me nel ruolo di terzino destro perde parecchio.
20 minuti e 40, 50 secondi, 8-8 il punteggio. Comunque per la mia teoria che il punteggio dobbiamo tenerlo basso, non andiamo male. Ah, e a forza di sbagliare il punteggio non nel sale. Senso 8-8 anche per loro, tu sai che quando il punteggio è alto... No. Secondo due minuti per Oleari. No. Questo diventa un problema perché di fatto senza Cavina non è che lì in mezzo ci siano poi grosse alternative oltre a Pereira. Altri due minuti di esclusione per Rubiera. L'attacco di Fondi con la palla all'ala, non riesce l'intercetto a Bartoli ma non riesce neanche ad andare al tiro. Poi l'attacco con la conclusione ancora Voljubac, la parata di Voljubac e la palla recuperata da Rubiera. Guarda come in un uomo in meno difendiamo meglio. Sono più aggressivi, hanno psicologicamente sono molto più liberi perché sanno essere un uomo in meno, giocano molto più spavaldi, se tu vedi sono più spavaldi e alla fine l'avversario, aiutati anche da un grande portiere, ma voglio dire non tutto viene a caso. Pagano, la conclusione, la traversa colpita da Pagano, non fortunato questa volta al tiro Robertino Pagano. 8-8 sempre il punteggio. Prova ancora la conclusione, lo sfondo, non è valido il gol. Sfondo, quindi palla recuperata da Rubiera, sfondo di Dieguez. Palla recuperata, siamo sempre 8-8, non si schioda il punteggio. Pereira per Santilli, ancora Pereira, la conclusione centrale, recupera Santilli, la rete di Santilli. Ci stavano forse due minuti però qua, sì. Per quella che è stata fino ad ora un po' l'interpretazione arbitrale. Non è così, quindi ancora inferiorità numerica per Rubiera che però adesso è in vantaggio di un gol dall'ala, la conclusione fuori dell'ala destra di Fondi, quindi vantaggio di una rete, palla in mano, questa volta è terminata l'esclusione, quindi siamo di nuovo in parità numerica. L'attacco di Pagano per Di Benedetto, che in quel ruolo lì di terzino destro secondo me Devo dire che non siamo aiutati col gioco dei nostri pivot. Hai visto anche questa volta ha fatto un cambio di direzione sull'uomo dove c'era il nostro pivot e quindi erano in due loro e in due noi, non poteva passare da nessuna parte. Diciamo che il gioco con il pivot è quasi assente nella nostra squadra, il pivot non riesce a essere incisivo ad aiutare gli attaccanti ad aprire la difesa. Questo secondo me forse è una delle chiavi per il nostro attacco, cioè non riusciamo da un punto di vista del gioco a far sì che il nostro pivot crei questi sovrannumeri. Questo secondo me è molto penalizzante per i terzini. 9-9 il punteggio dopo il gol di Canete. Ancora Pereira, questa volta trova lo spazio giusto e prende in controtempo il portiere avversario. 10-9, attenzione però dall'altra parte, ancora Canete, la palla va alla conclusione del terzino mancino Dieguez che prende la traversa ma c'è fallo su di lui, ci sarà tiro di rigore per comunque al di là del per Fondi, che sono molto fiscali, diciamo il miglior arbitraggio che ho visto ancora per ora. No, coerente. Sì, un po' troppo fiscali sui due minuti, però
conclusione sbagliata da parte di De Luca, che poi si tuffa, ma non può, si è tuffato sul era in area, si è tuffato addosso al portiere, tra l'altro proprio... non può farlo. Time out chiesto da Fondi. Ha toccato la palla che era per terra. Questo è proprio un errore madornale, proprio, devo dire. Perché lui aveva la palla, l'ha toccata, ma era in aria, quindi avrebbe fischiato. Sì, peccato l'area. Perché questo è un errore banale in un arbitraggio che rimane estremamente positivo. Però questo è proprio un errore da lezione scolastica, voglio dire. Devo dire che sì. Comunque, 10-9 per Rubiera su Fondi. 25 minuti e 26 secondi giocati nel primo tempo, si riprenderà con il 9 metri in favore della formazione ospite. Devo dire che, guardando anche le partite dello scorso anno, quando noi riusciamo a essere anche, diciamo, abbastanza aggressivi, anche ad avere molte esclusioni, poi alla fine, se guardi i punteggi, sono sempre molto positivi per noi, perché l'avversario comunque sente la difesa, e anche se siamo in inferiorità numerica, come puoi vedere, l'anno scorso abbiamo vinto, se ti ricordi, almeno 2 o 3 partite sempre con moltissime esclusioni di 2 minuti, a testimoniare dell'aggressività e della concentrazione della difesa. Si può riprendere dunque con la palla per Fondi. Una rete di vantaggio Rubiera, l'attacco della formazione laziale con Canete, la palla arriva ad Arena, ancora Canete, buona la difesa rubierese che chiude bene. Adesso meriterebbe anche di essere messa sotto pressione col gioco passivo, però l'attacco è così, l'attacco di Fondi. Ancora Arena, la palla che arriva a Dominguez, fermato. È arrivato in ritardo il fischio, ma era giusto, però c'è ancora rischio di passivo con Canete, la palla per Canete, ancora fermato, c'è sempre rischio di gioco passivo, andrà al tiro Canete, va la conclusione, la palla fuori per l'intervento del muro, no, la parata Vogliuvaz. L'aveva parata Vogliuvaz. Vabbè, forse abbiamo parlato troppo bene dell'arbitraggio. Comunque l'aveva parata Vogliuvaz. Allora, l'interpretazione è questa: per loro non l'ha toccata il portiere, ma il muro. Però a quel punto lì erano già al limite del passivo, quindi non dovevi neanche lasciargli il tiro dopo. Se quella era la tua interpretazione, dovevi fischiare subito il passivo e invece gli hai lasciato il tiro, quindi in realtà è stato un doppio errore, uno è una svista, l'altro proprio un errore. L'attacco di Rubiera, che da 3 minuti dalla fine può provare ad allungare, Di Benedetto per Pagano si butta dentro, il tiro, la rete di Pagano. Molto bravo. Undici a nove per Rubiera, torna in attacco Fondi. Con la palla che arriva da Arena, fermato ancora Dominguez, Arena prova l'uno contro uno, il fischio, no, c'era il fischio prima, non è valido questo gol. C'è stato un fischio purtroppo molto leggero prima, ma c'è stato. Infatti si riprende con il 9 metri. Ancora l'attacco con Canete scivola. 9 metri. Non sono molto veloci, molto veloci.
ancora rischio gioco passivo. Arena si butta dentro, giusto, due minuti a Santilli, giusto. Abbassato molto il viso, però era molto basso, però il fallo c'era tutto. Due minuti a Santilli, chiuderà in inferiorità numerica, inizierà vediamo in inferiorità numerica. Sfateranno anche il mito del fatto che anche lui, anche in inferiorità numerica comunque giochiamo, visto che anche con gli arbitri oggi ci siamo, abbiamo parlato troppo presto. Mentre c'è stato il gol dall'ala subito di Fondi per accorciare, dimezzare lo svantaggio. 11 a 10 per Rubiera, Rubiera però in inferiorità numerica. Vediamo questo attacco allora di Rubiera con Agvanseini all'ala. Per Pasco c'è il tiro di rigore per la difesa in area. Allora, più che i primi due minuti a Oleari, allora cioè, se l'interpretazione è che erano due minuti a Oleari in precedenza, questi lo sono ancora più netti. Secondo me non erano due minuti a Oleari ed è giusto che non siano dati due minuti qua. Questa è la mia idea, insomma. È così. 11 a 10 il punteggio, mancano 33 secondi alla fine di questo primo tempo, la conclusione fuori di Pereira. Mamma mia. Errore di Pereira, rischia quasi di perdere la palla Fondi. Sull'11 a 10 Rubiera difende sull'attacco di Fondi. Fondi che va con Arena, Arena si butta dentro e va in gol a pareggiare a 4 secondi dalla fine. La conclusione di Pereira Murata, finisce qua il primo tempo in perfetta parità, 11 a 11. Se Rubiera vuole vincere questa partita deve giocare un secondo tempo diverso, perché onestamente questo primo tempo è deludente. Sì, direi che specialmente in difesa abbiamo peccato molto, abbiamo preso molti gol che potevamo anche evitare.
Pereira, ancora molto male. Vai, Rubiera, vai. Pereira per Nagava Hosseini, per Pagano, la palla all'ala, Boni, Pagano, Pagano si libera, Pagano, la palla persa. Siamo entrati malissimo in campo, dobbiamo darci subito una sistemata, perché questi primi tre minuti sono stati veramente bruttissimi da parte di Rubiera, peggio di come è stato giocato il primo tempo. Vanoli, la palla in mezzo, palla persa, buona la difesa, però cerchiamo di costruire qualche cosa e comunque giochiamo sempre camminando. Non va bene questo. Sì, adesso siamo in un uomo in meno, quindi cercheranno di perdere un po' di tempo. Mentre c'è la rete di Pagano per il meno uno Rubiera. L'attacco di Fondi con la palla al pivot, lo sfondo. E Pereira. Però se Pereira è quello più veloce in contropiede, qualcosa ce lo dobbiamo chiedere. C'è qualcosa che non funziona, eh? Attacco di Rubiera con la palla per Nagava Hosseini, Pagano, Nagava Hosseini si butta dentro ancora per Pagano, Pagano buona la palla al pivot, la rete di Davide Bartoli. Cominciamo a fare il nostro gioco, cominciamo a muoverci di più. Terminata l'esclusione, quindi torniamo in parità numerica sul 13-13 con 5 minuti andati in questo secondo tempo. Attacco con la palla che arriva in gol da parte di Arena. Questo è un jolly, perché questo è un jolly, sì, sì. Bravissimo lui, questo ragazzo giovanissimo. Fallo su Pereira. È la prima volta che vedo un contatto del braccio di un difensore. Pereira la finta, la conclusione, il rigore due e minuti, due minuti, sì. Due minuti, giusto. Rigore due minuti, si rialza Pereira che ha subito un colpo al braccio. Due minuti per De Luca, andrà Di Benedetto dai 7 metri questa volta. Meno uno Rubiera. La conclusione, l'errore ancora dai 7 metri. È alto un metro, è alto 1,50 m, gli ha tirato in mezzo alle gambe, non è stato, mi aspettavo un tiro alto, non può arrivarci, ma invece... Sempre più uno Fondi che gioca con molta tranquillità, Canete fermato da Boni. Vanoli, la palla all'ala, la conclusione dall'ala e la rete.
da parte di del giocatore di Fondi. L'attacco di Rubiera con Pagano, Nagavao e Seini, la palla per la conclusione, la rete di Ila, sempre meno uno Rubiera. Però dobbiamo alzare il ritmo, siamo troppo passivi, 7 minuti e 20 secondi nella ripresa giocati, meno uno Rubiera, o dall'altro lato più uno Fondi, che fino ad ora onestamente ha dettato il ritmo alla partita. Bisogna asciugare il parquet. Comunque siamo sotto di uno sbagliando due rigori negli ultimi 10 minuti. Quindi sì, che forse sono stati gli errori meno clamorosi, quelli nel senso che poi le imprecisioni e le sbavature sono state veramente tanto. Soprattutto non vedo ritmo nella partita, cioè mentre il Fondi sta giocando la partita che probabilmente deve giocare per le sue caratteristiche, Rubiera mi sembra sia completamente fuori dai ritmi della partita che dovrebbe giocare. Lei invece, la palla per il pivot, sfondo ancora, no, è stato chiamato time out. È stato chiamato time out in precedenza, quindi la palla è per ancora per il Fondi. Devo dire che in questo caso il nostro difensore era in area e quindi posso dire che secondo me questo era rigore. Sì, ecco, sì. Nel senso che stavi dicendolo tu, Pereira per me era completamente dentro l'area, quindi lo sfondo non c'è. Non avrebbe avuto senso. Non c'è. Poi detto questo, peccato, perché con l'errore arbitrale in questo caso Rubiera avrebbe recuperato palla, ma il time out vanifica. Quindi non ci sarebbe stato neanche il rigore, perché in questo caso in teoria non ci sarebbe stato neanche il rigore, perché quindi alla fine i due errori si sono, diciamo, annullati. Rischio passivo, la palla persa, recuperata da Rubiera con Pereira, il contropiede, la palla per Pasco, la conclusione, la rete di Pasco Ila, che comunque è entrato in campo sui due gol gli ha fatti. La prima e seconda fase che abbiamo fatto. In un momento tra l'altro difficile, perché facciamo fatica, quindi però dobbiamo alzare l'intensità difensiva, perché portare questa partita punto a punto verso la volata finale ovviamente è tanto tanto pericolosa, perché il ritmo, ribadisco, lo sta dettando Fondi. Canete, la conclusione, Voljuvac, la parata, la palla recuperata, possiamo tornare in attacco. Andiamo adesso, andiamo in seconda. Nagavao Seini per Pagano, Pasco, la conclusione, Nagavao Seini per Di Benedetto, ancora la palla buona, fischio arbitrale, fallo. C'era la palla all'ala. Il problema è che non abbiamo fatto in tempo a fare il cambio, e quindi avevamo quattro terzini e anche le spaziature non erano ottimali, e si è visto. La palla per il possibile sorpasso di Rubiera. Di Benedetto, la palla all'ala, ancora Di Benedetto, va dentro e va in rete, no, no, è tiro, no, di rigore. Però a questo punto ci stavano i due minuti, però anche qui, se consideriamo gli stessi due minuti che hanno dato nel primo tempo, il braccio del difensore ostacolava comunque l'attaccante,
e quindi fai rigore, dai due minuti come hai fatto qui prima, come hai fatto in due, in tre diverse occasioni. Questo mi sembra... Sì, a me... le braccia non sono rigore nessuno di questi, o sono tutti rigori, perché il braccio comunque lui era staccato dal corpo e l'uomo era già oltre, quindi secondo me l'interpretazione è stata... Realizza Pereira dai 7 metri dando il vantaggio a Rubiera quando siamo al decimo della ripresa. Vediamo di continuare a difendere con più intensità rispetto a prima. Canete è tornato in mezzo adesso nell'attacco e riceve proprio lui ora per Vanoli. Vanoli all'ala, la palla persa recuperata da Pasco, però ha toccato la palla con un piede. Ancora la palla, ancora Pasco va a recuperare questo pallone. Perfetto l'ingresso in campo. Vai, Pasco, continua. Di Pagano, continua. La palla per Nagavau, Seini, la finta, la conclusione, la parata, recupera e va in gol Boni. Mamma mia, diciamo che ce la siamo complicata bene, bravo Garcia, ci mancherebbe altro, però le cose semplici mai. Comunque è la prima volta che abbiamo due gol di vantaggio, Sì. E poi però ci tengo a sottolineare il fatto che comunque sono azioni in velocità, in seconda fase, bravissime, bravi. No! Ma era vantaggio, era contropiede nostro. Cioè, ancora Boni, la conclusione, la rete di Jack Boni, due gol consecutivi per il più 3 Rubiera, e adesso devi alzare ancora più il ritmo, perché adesso puoi veramente ammazzare la partita, perché la stiamo portando su un ritmo cui loro non possono reggere. Dobbiamo quindi continuare in questo. L'attacco con Canete, 18-15 Rubiera. Centralmente Vanoli si butta dentro, la palla per Arena, fallo. Altra palla recuperata. Quindi torniamo in attacco. Bartoli per Pagano, Di Benedetto, Pagano, Nagavau, Seini, buona la palla per Bartoli, rigore. Ah, il problema di Nagavau Seini, che a parte il cognome che è impronunciabile, però è che non ha ancora preso fiducia nel gioco suo personale offensivo, cioè non mi sembra sia tranquillo quando va al tiro. Però nello stesso tempo, quando lo metti come visione di gioco, vede il pivot, vede l'ala, cioè alla fine ti dà una mano sul gioco offensivo, secondo me. Mentre c'è ancora la rete di Pereira per il più 4 Rubiera, deve trovare più confidenza anche nel gioco offensivo. Questo un pochino tutta la squadra mi sembra molto trattenuta. Diciamo che nelle altre partite questo era il momento in cui prendevamo un gap di 6 o 7 gol, e qui invece stiamo... Loro sono in pallone, dai! Sono nel pallone, loro in questo momento è il momento, come dicevi tu, di dargli il colpo di grazia. Vediamo un po'. Vediamo un po' allora questo attacco di Benedetto, Nagavau, Seini, la palla per Di Benedetto, la conclusione, la rete di Piero Di Benedetto, più 5 Rubiera, 20-15, provano a giocare in velocità, la palla arriva, sfondo quello lì, cioè ha spinto via completamente il difensore, Cicolella si è scontrato con Boni ma lo ha proprio spinto via e ha impedito a Boni di andare a coprire la sua zona di campo in un modo
completamente falloso, gli arbitri però lasciano andare, arriva a meno 4, allora Fondi che interrompe un parziale di 7-0 di Rubiera che aveva toccato il più 5. Bartoli, Pagano, Di Benedetto, Pagano, Pagano, Nagava Hosseini. La palla per Nagava Hosseini, la palla che arriva fuori, c'è una deviazione. Pagano, Di Benedetto, Pagano, la conclusione di Robertino Pagano. In velocità, gioco in velocità. Tutta scena, questa è scena. Ecco, guarda, è tutta scena, dai. Non due minuti non a credo, Pereira. Non credo che voleva i due minuti. Due minuti a Pereira, 21-16 Rubiera. Gli ho dato due minuti? Due minuti, sì, sì. Guarda. Infatti si è alzato, appena c'è stata la sanzione si è alzato subito. Questo, se mi permetti, questi erano i miei. Sai quanti ne ho fatti quando giocavo? Era così. Era così. Ti toccano il viso, ti butti per terra e... Sì, però tu non facevi fallo, tu eri quello che lo subiva, sì, di solito. Ah, ecco. No, no. È stato bravo, fra parentesi, il giocatore che, ma non c'erano sicuramente due minuti, secondo me. Il giocatore era davanti, è stato molto bravo, è stato un po' plateale, si è buttato per terra, come ha dato i due minuti si è alzato su perché aveva raggiunto il suo obiettivo. Infatti. E quindi ennesima inferiorità numerica per Rubiera in questa partita, però bisogna continuare anche in un in meno a tenere alta l'intensità in difesa, perché insomma Fondi sta avendo il momento di difficoltà e quindi bisogna cercare di approfittarne. Mentre andiamo al giro di boa di metà ripresa, l'attacco con la palla fermato anche in questo caso il giocatore del Fondi, Arena. Canete, Canete in mezzo, va in gol, troppo facile, ecco, l'abbiamo dato la possibilità di tirare con troppa libertà. 21-17. Riposo per Pagano. Pagano che comunque quando è in campo dà una oggi ha fatto una grande oggi ha fatto una grande partita Pagano, gli riusciva tutto. Passi giusto. Attenzione a non commettere gli errori, il gol a porta vuota, non possiamo commettere questi errori e regalare questi gol, eh? Attenzione, a 18, abbiamo ancora una cinquantina di secondi di inferiorità numerica. Boni, Nagava Hosseini, Di Benedetto, la palla per Oleari, Oleari la conclusione. Scusa, che parata? No, no! Ma come ha fatto a fare quello? Non ho capito come sta, ma non aveva toccato il difensore? La palla al pivot, la conclusione, la parata di Voljuvac. Calma così che sta scadendo. Sta scadendo l'inferiorità numerica. Anche questo ha toccato il difensore, ha buttato fuori la palla, non riesco a capire come abbia fischiato. Ma forse l'ha considerata già fuori. Forse sì. La conclusione, la rete di Nagava Hosseini che finalmente si è preso anche un tiro con coraggio. Arena fermato, c'è il fallo. 22-18 il punteggio.
22-18 per Rubiera il punteggio. Terminata l'inferiorità numerica, 4 gol di vantaggio come quando era uscito per i due minuti Pereira, quindi situazione tutto sommato fino ad ora indolore, però bisogna ritrovare il ritmo che si aveva prima di questa interruzione per due minuti nella difesa rubierese. L'attacco di Fondi con la palla, Arena, Canete, ancora Arena, Arena, Canete che era scivolato, la palla che arriva all'ala, la parata di Voljuvac, avevamo sbagliato la difesa, però San Voljuvac ci mette un'altra pezza, partita da ex fino ad ora per lui in tutti i sensi perché sta veramente facendo un'ottima partita. Mentre vedo che il pivot Damjanovic, che era entrato in campo per un po' all'inizio del secondo tempo, è di nuovo steso a terra in panchina. L'attacco con la palla controllata male, Nagava Hosseini per Oleari, Oleari fermato fallosamente. Oleari che deve ritrovare un po' il ritmo giusto in partita. Pagano, Nagava Hosseini, la palla al pivot ancora, bene all'ala, la conclusione, la rete di Pasco Ila, 3-3, niente da dire, eh? Ancora più 5 per Rubiera, veramente molto grandissima partita, anche in difesa ha recuperato due palloni, 3-3 in attacco, direi che veramente ha segnato molto, perché prima ha preso due palloni molto importanti, ha fatto 3-3 in attacco, direi che è l'uomo più positivo in questo momento. Considerando che in teoria neanche è l'ala pura, ecco, mentre è più terzino che ala, però in questa situazione e come aveva fatto anche nella prima partita, poi non è stato presente nelle altre due, però insomma si è fatto trovare decisamente preparato in questo avvio di stagione Pasco Ila. 23-18 il punteggio, abbiamo raggiunto il 19° minuto di gioco del secondo tempo, più 5 Rubiera rappresenta anche il massimo vantaggio della partita per la formazione rubierese, già raggiunto però in precedenza questo più 5, mentre il massimo vantaggio per Fondi è stato di due lunghezze in questa partita. Si riprende con il 9 metri in favore della formazione laziale. Bisogna ancora difendere con la giusta intensità. Mentre probabilmente ha bisogno di cure mediche. Ma questo è stato l'intervento su Pereira prima. All'inizio partita, secondo me ancora. Sì, sì. E adesso probabilmente dovrà essere portato via in ambulanza il giocatore, perché si tratta di Damjanovic. Perché secondo me non è stato la spalla, è stato proprio un colpo duro sul contatto. Quando Pereira è andato a tirare, lui ha provato a difendere. Oh, bisogna dire che era uno scontro tra bei titani, eh? Però il giocatore. Il giocatore della formazione ospite ha avuto la peggio. Vediamo se si potrà riprendere a giocare o se bisogna aspettare per forza. Ma presumo che lo porteranno via, è inutile che lo tengano lì, tanto in ogni caso dovranno fare degli accertamenti, perché è passato troppo tempo, non si è
se non gli è passata vuol dire che... No, anzi, io penso che sicuramente non torna a casa con la squadra, perché se c'è stato un colpo alla testa, qualcosa, di sicuro per accertamenti almeno una notte giustamente te la fanno passare dentro in ospedale. Ma si era visto subito, infatti mi sono stupito che fosse rientrato in campo all'inizio del secondo tempo, perché fin da subito sembrava tutto passato, invece però mi aveva colpito molto, perché era rimasto proprio a terra peso morto dopo il contatto, e quindi insomma che fosse stato solo un momento lì recuperato così, forse è arrivata l'ambulanza nel frattempo, vedo, quindi bisognerà attendere. In effetti qualcheduno dice non aveva senso farlo giocare, cioè dopo quello, però forse se il giocatore se la sentiva all'inizio del secondo tempo. Questo è successo. È successo anche a noi. Quindi il giocatore adesso viene caricato sulla barella e poi verrà trasportato in ambulanza. Ricordiamo, questo l'episodio che lo ha visto protagonista è stato proprio nelle primissime fasi di gioco di questa partita. È andato a contrasto contro, lui difendeva, stiamo parlando di Damjanovic, è andato a contrasto su Pereira che stava attaccando, ha subito sul tiro di Pereira, forse c'è stato, interpreto io, il contatto col braccio e la testa del giocatore, lui è andato subito a terra a peso morto. Dopo il tiro, sì. Poi è rimasto in panchina, l'hanno schierato in campo all'inizio del secondo tempo, ha giocato un paio di attacchi, però poi dopo l'abbiamo visto ritornare in panchina di nuovo sotto le cure del medico e del medico appunto presente qui al palazzetto dello sport per la partita e dei sanitari della Croce Rossa. Adesso viene immobilizzato il giocatore per essere messo sulla barella apposita e adesso va trasportato anche in ambulanza. Questo un po' per riassumere, diciamo, gli auguri quello che è successo, gli auguri a Damjanovic, sperando che sia solo paura e non sia niente di grave. Pronta ripresa e subito il più presto possibile in campo. Ovviamente l'attesa va un po' per le lunghe, ma questo prevede il regolamento ed è anche giusto che si tuteli assolutamente la sicurezza e la salute degli atleti, quindi giusto aspettare, giusto dare il tempo anche agli operatori della Croce Rossa, che sanno come muoversi, di effettuare tutto quello che va effettuato per garantire al giocatore il trasporto più sicuro possibile. Questo è uno dei infortuni più brutti che ci possono essere, perché se gli ha preso il braccio, se il braccio dopo il tiro ha continuato e lo ha preso in testa, è stato sicuramente un colpo da KO, come si può dire, perché... Nel frattempo vedo che tra i volontari c'è anche Tassoni, ex giocatore anche lui di pallamano, insomma qui a Rubiera bene o male alla fine tutti ci hanno giocato in un modo o nell'altro, o alle scuole. Sì, meglio siano. Adesso non sarà facile sollevarlo, perché deve essere anche, no, viene portato fuori tra gli applausi del pubblico Damjanovic.
ora si potrà riprendere a giocare. 23 a 18 il punteggio, 11 minuti alla fine. Si ricomincia dunque a giocare con il Fondi in attacco, Canete, la palla a Vanoli, Vanoli all'ala, chiude bene la difesa, sfondo da parte di De Luca, con calma l'attacco, il cambio attacco e difesa, torna in campo Bartoli nel ruolo di pivot, si può riprendere dunque a giocare. Oleari per Di Benedetto, Boni, Oleari, Nagava Hosseini, Nagava Hosseini, fischio per passi, c'aveva l'uomo attaccato addosso, secondo me ci stava anche il fallo, la conclusione fuori, c'è il fallo sulla difesa, non è, no, è 9 metri, adesso... Bisogna asciugare il parquet, 10 minuti alla fine, sempre più 5 Rubiera. Si può ripartire. 23 a 18 il punteggio. Oleari esce molto alto, bene, palla persa perché c'è il tocco di piede di Vanoli, fischiata l'infrazione dagli arbitri, quindi torna in attacco Rubiera con Di Benedetto che può partire lanciato. Vai. Oleari sale, la conclusione, il tiro è centrale, palla recuperata da Fondi che può provare ad attaccare con Vanoli, poi va dentro, sfondo, bene, in questo caso la confusione aiuta Rubiera, resta a terra Navid Nagavia Hosseini che ha subito lo sfondo del giocatore avversario, si può rialzare il giocatore. Rientra Pagano che ha avuto modo di riposarsi, tra l'altro paradossalmente siamo riusciti a fare il break, a continuare anzi il break anche senza Pagano, che comunque era stato quello che aveva fatto funzionare meglio l'attacco per Rubiera, sì, a dimostrazione che serviva anche entusiasmo. No, ma diciamo che lui era riuscito a tenerci in partita con delle azioni molto, molto personali e molto non corali di squadra. Palla persa malamente da Rubiera. Bravo, bravissimo. Bravissimo Di Benedetto che va al recupero. Mi sembra che Fondi sia calato molto, quindi bisognerebbe darci proprio il colpo di grazia, sì, per Rubiera, dal punto di vista di Rubiera ovviamente, perché a questo punto l'unico rischio è di magari ridare entusiasmo ad una squadra che sembra non averne più. Pagano termina a terra, subisce il fallo. Mi è mancato un piede d'appoggio, mi sembra, sul cambio di direzione. Non so come sia caduto, mi è mancato un piede d'appoggio, credo, sull'uomo, sul difensore, mi sembra. Perché è caduto a terra. Si riprenderà con un 9 metri, 2 minuti di esclusione a Vanoli. Ma scusa, allora, scusami un attimo, se il fallo l'ha fatto Vanoli e quindi motivo per cui ha preso i 2 minuti, allora è rigore.
No, secondo me no, è che non ho capito perché non l'ha fischiato subito. Cioè, i due minuti non riesco a capire perché se erano così lampanti, perché effettivamente, diciamo, il giocatore a terra fischia i due minuti, non ho capito questo. Forse hanno pensato che la gravità, diciamo, della situazione di sua porti i due minuti, non riesco a capire. Se i due minuti ci stavano dati subito, quando fai un fallo fischi i due minuti. Invece lui è rimasto a terra, dopo abbiamo capito la gravità della situazione, poi fischia due minuti. Quindi c'è stato un momento in cui l'arbitro poteva, se avvisava, se avesse avuto, diciamo, la voglia, o comunque avesse avvisato questo fallo, l'avrebbe dovuto fischiare prima. Invece no, è stato il fallo, è caduto per terra, è stato per terra e poi dopo ha fischiato due minuti. Non lo capisco. Olearia, spazio, no! Sfondo. No, 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 questo no. Ma scusa, ma era in mezzo agli uomini. Ma gli è andato davanti tagliando in area, ma come può essere sfondo? No, ma questo è incredibile. Ma a me dispiace perché queste due ragazze per 20 minuti le abbiamo esaltate perché avevano arbitrato bene, poi si sono completamente perse nelle loro fischiate. No, questo era veramente incredibile. Era sullo spazio, non sull'uomo. Allora questo è sfondo. Scolastico, perfettamente sfondo. Conclusione, buona la difesa. Allora questo è fallo sul tiratore. Cioè, secondo me... Sono nel pallone totale le due ragazze nel pallone. Sono veramente nel pallone. Vai, Di Benedetto, Oleari, la palla all'ala, Boni, la conclusione. Oggi è la sua giornata, fondamentalmente. Di Boni e anche di Pasco Ila, insomma, le due alternative nei due ruoli questa sera sono stati protagonisti proprio. 24-18 più 6 Rubiera. 7 minuti alla fine con l'attacco centrale, ancora Canete. Buona difesa, Rubiera è cresciuta tanto nel secondo tempo perché ha messo più ritmo anche. Sì, specialmente in attacco, molto più veloce, abbiamo fatto gol in seconda fase o comunque in azioni molto veloci. Quando l'azione è veloce basta un mezzo passo di ritardo della difesa e tu hai la condizione, hai la situazione da gol, quindi... Diciamo che la velocità, poi in difesa hanno cominciato a prendere i ritmi degli attaccanti, i cambi di direzione hanno preso, diciamo, le misure, perché nel primo tempo con i cambi di direzione loro erano molto più incisivi, quindi direi che la difesa la sta interpretando bene e il nostro portiere ci ha messo veramente in condizione di rimanere in partita nei momenti critici, e quindi devo dire che le ali e il portiere oggi sono state veramente impeccabili. Sì, devo dire anche Pagano in mezzo, mentre abbiamo avuto un Di Benedetto non protagonista come magari eravamo abituati, un Nagavao Seini, lo definisco un po' timido, ecco, offensivamente, poi ha trovato le sue giocate, soprattutto a favore dei compagni. Ecco, un Pereira alcune cose, altre meno. E in quest'ottica qua si può ricominciare, quindi in attacco Rubiera con Di Benedetto, la palla che arriva subito all'ala, la conclusione, ha sbagliato un tiro Pasco Ila, glielo si può concedere visto la partita che ha fatto fino ad ora. Arena, la palla per Canete chiuso molto bene dalla difesa rubierese. Ancora la palla per Canete, Arena, la conclusione di Canete, questa volta la palla in rete, ben piazzata dal miglior marcatore del campionato. 24-19 il punteggio, 5 minuti e mezzo alla fine, attacco di Rubiera. Adesso sale una difesa molto più alta, Alfondi,
Nagava Hosseini va dentro e va in gol. Secondo gol personale per lui, 25-19. Sfondo preso da Pereira. Insomma, ci ha messo 33 minuti Rubiera per iniziare a giocare sul proprio ritmo, ammonizione alla panchina. Poi quando ha cominciato a giocare eravamo 15-13 per fondi, quindi insomma stiamo parlando di un 12-4 di parziale, che insomma dice da solo quanto sia cambiata la partita. Bella la palla di Pagano per Davide Bartoli, che spalle alla porta trova però la rete del 26-17. Qui salva questo pallone, sì, di tutto. Poi alla fine tiro di rigore. Vabbè. Va bene. Non hanno visto l'infrazione clamorosa precedente, comunque. De Luca dai 7 metri. Lo prende. Bravo De Luca, 20° gol per Fondi che si porta a meno 6. Ricordiamoci che anche la differenza reti non è un fattore secondario, quindi non bisogna alzare il piede dall'acceleratore. Giochiamo al limite del passivo. Di Benedetto fermato fallosamente. Si può riprendere con la palla Bartoli per Pagano, rischio di gioco passivo, ancora la palla bellissimo per gioco. Bartoli, bravissimo Pagano. Ecco. Bartoli si sta muovendo molto bene, indipendentemente dai bei gol che ha fatto. Anche in questo caso ha fatto un blocco e uscita, direi che sì, è un giovane che in quel ruolo lì, che è fatta di tanta esperienza, perché onestamente fare il pivot devi essere disposto a prenderne, a darne, ma a prenderne anche di più. Insomma, è un ruolo molto ingrato da questo punto di vista, e quindi l'esperienza può fare tutta la differenza del mondo in questo ruolo. Non so cosa hanno fischiato qui, la Rubiera aveva recuperato la palla, ma ...27-20 il punteggio, due minuti e 20 secondi alla fine, ammonizione alla panchina. ...27-20... 27-28 gol sono i nostri. L'attacco Canete per Vanoli, ancora Canete, andrà lui al tiro, viene però chiuso da Pagano in un duello tutto sudamericano. Ancora Vanoli, Canete, Arena, la conclusione ancora Vogliovac a parare, poi lancia Boni in contropiede, la conclusione, la rete di Boni. Esce anche Arena, che forse ha messo male un piede. 28-20 Rubiera. Un minuto e mezzo alla fine. Beh, insomma, possiamo già fare il commento a questa partita. Questi due punti ci volevano per, tra virgolette, iniziare seriamente, realmente, il campionato per Rubiera. Insomma, il primo tempo ci ha fatto penare non poco, mentre va in gol, se non altro per il bottino personale, Canete. Però insomma, nel secondo tempo ci siamo sciolti. Sì, diciamo che il cambio di velocità, come dicevamo del primo tempo, c'è stato. Loro sono scesi, diciamo, un pochettino in attacco, e quindi mamma mia,
Ancora Ila nel frattempo. Veramente. Sta giocando con una sicurezza Ivan, veramente incommiabile. Non solo per i gol che ha fatto, ma per la sicurezza con cui va il tiro. Ancora Voljovac, la parata. Ah, ecco, volevo. C'è l'infrazione d'area, ovviamente non è valido questo gol. Primi punti per la squadra. Finisce così 29 a 21 il punteggio in favore di Rubiera, prima vittoria stagionale per Rubiera che conquista i primi due punti di questo campionato e supera Fondi in classifica. 29 a 21 risultato finale. Io la palma del migliore in campo la darei, in questo caso la dividerei tra Voljovac e Robertino Pagano, insomma. Sì, secondo me sono stati veramente molto bravi Voljovac. Poi sì, c'è anche Ila. Ila devo dire che è stato veramente molto bravo e ha aperto il gioco, perché noi ricordiamoci che anche quando le ali segnano la difesa si apre e tutto diventa molto più alto. Quindi loro sono stati veramente molto bravi, hanno allargato la difesa, hanno segnato, allo stesso tempo ci hanno permesso più gioco in attacco. Io ringrazio Giovanni Oleari, ringrazio anche Claudio Franzoni per le riprese. Un saluto da tutti voi, da Luca Montanari. Saluto a tutti.